Dopo la morte del figlio del faraone nella decima piaga, egli lasciò andare gli israeliti. Essi erano vicini al Mar Rosso, quando il faraone cambiò di nuovo idea e li inseguì. Quando gli israeliti videro i carri del faraone, furono terrorizzati. Dio disse a Mosè di stendere il suo bastone verso il Mar Rosso. Dio mandò un forte vento e divise il mare. Apparve un sentiero asciutto e gli israeliti camminarono proprio in mezzo al Mar Rosso. C'era un muro d'acqua da entrambi i lati accanto a loro. Arrivarono così in salvo dall'altra parte. Il faraone e il suo esercito li seguirono in mezzo al mare. Dio disse a Mosè di stendere la sua mano. Allora il mare si richiuse e il faraone con tutto il suo esercito annegarono. Dio guidò il suo popolo attraverso il deserto. Lo nutrì e gli diede dell'acqua. Si accamparono alle pendici del monte Sinai, dove Dio disse a Mosè di incontrarlo alla sommità della montagna. Circondato da fuoco e fumo, Mosè salì fino alla vetta e Dio scese ad incontrarlo. Allora Dio dette a Mosè i 10 comandamenti e 2 tavole di pietra. Non adorerai altri dei, non farti degli idoli, tratta il mio nome con rispetto, tratta il giorno del riposo come un giorno speciale. Rispetta i tuoi genitori, non uccidere, sii fedele a tuo marito o a tua moglie. Non rubare, non mentire, non desiderare le persone o ciò che possiedono. Ora il popolo sapeva come ubbidire a Dio.